Rugby Day c'è stato ieri a Mirabilandia. C'erano presenti due grandissimi come John Alomu, non ha bisogno di presentazioni, capitano, ex capitano degli All Blacks, e Mauro Bergamasco, colonna della nazionale italiana di rugby. Hanno prima fatto questa partitella con le mascotte, hanno firmato autografi, posato per le foto con bambini e tifosi presenti. Poi hanno affrontato le montagne russe. Eccolo qua il momento a Mirabilandia e dunque si sono divertiti così. Però guardate la faccia di John Alomu, tranquillo. Quella di Mauro Bergamasco al momento della partenza, eccolo qua. Preferisce non guardare Bergamasco. E poi naturalmente andremo a vedere anche le loro facce una volta, come dire, finito il giro qui della giostra. Eccoli qua all'arrivo, le loro facce abbastanza direi che si commentano da sole. Poi si sono rivisti, il video che viene realizzato durante, eccolo qua, mentre la giostra va, e naturalmente si sono anche divertiti riguardandosi. A proposito di rugby, a Mirabilandia, sei mai stata a Mirabilandia? Io sì. Brava, anch'io. Tu? John Alomu, Mauro Bergamasco, non hanno bisogno di presentazioni. Né non hanno né giocato l'altro. A rugby, no? Sì, cioè è meglio sì, questa... una partitella. Brava, partitella così con le mascotte, hanno firmato autografi, hanno posato per le foto con bambini e tifosi. Insomma, è stato un rugby day ieri a Mirabilandia. Eccolo qua, John Alomu. Poi cosa succede? Montagne russe. John Alomu, e uno come John Alomu può avere paura delle montagne russe. Uno come Mauro Bergamasco può avere paura delle montagne russe? Sì, Mauro Bergamasco ha paura delle montagne russe, o perlomeno si copre e dice: beh, preferisco non vedere quello che accadrà, mi fido, perché non può fare evidentemente altrimenti. E eccoli qua, insomma, quello che succede. Adesso vediamo le facce all'arrivo. John Alomu uguale naturalmente a prima che è partito, sembrava molto tranquillo, poi si sono rivisti, questo è il video fatto durante il loro giro sulla giostra, si sono rivisti e divertiti molto, beati loro. Beati loro, beato anche Sandro Donato Grosso. Franto. Adesso notiziola di rugby, in realtà si tratta del Rugby Day a Mirabilandia con John Alomu, storico ex capitano degli All Blacks, e Mauro Bergamasco, che è una colonna della nazionale italiana di rugby. Prima hanno giocato una partitella con la mascotte, hanno firmato autografi, hanno posato per le foto con i bambini e con i tifosi, poi hanno affrontato i Speed e Katun, due roller coaster, cioè le montagne russe più amate dal pubblico. Eccolo qua, John Alomu. Tenete presente che c'erano 9.000 persone ad applaudire Alomu e Bergamasco. E per l'uomo, per chi non lo sapesse, eccolo qua sulla... Era un po' spaventato. Sì, ecco, non ha paura di nulla, lui è bergamasco, ma anch'io avrei avuto paura, ecco. Io dico la verità, io su quelle montagne russe, come si chiamavano ai miei tempi, insomma, un po' di difficoltà ce l'ho, ecco. Vediamole all'arrivo, è impallidito l'uomo, effettivamente. Bergamasco è uscito ancora più riccio di come sì. È entrato. Sì. Sì, va bene, dai. Vabbè. Ora poi si sono riguardati il filmino come i ragazzini. Sì, proprio. Infatti. Un attimo il basket. 3. Oggi a Mirabilandia, Rugby Day, con una presenza davvero fantastica. Diciamo solo nome e cognome, John Alomu, e non c'è bisogno d'altro, ex capitano degli All Blacks, ma anche Mauro Bergamasco, colonna della nostra nazionale. Hanno giocato una partitella con le mascotte, autografi, foto, e poi hanno anche affrontato vari giochi, i due roller coaster, le montagne russe amate dal pubblico. Erano addirittura in 9.000 ad applaudire John Alomu e Mauro Bergamasco. John Alomu per qualcuno è il miglior giocatore di tutti i tempi. Eccoli qua sul, credo, roller coaster. Guardate che roba, il classico giro della morte con John Alomu davanti. E va bene, insomma, è stata una bella giornata anche per loro. Vediamo le facce al ritorno. Vabbè, insomma, questo è la soggettiva con l'high speed, con la faccia di John Alomu e il bergamasco che si è provvidenzialmente coperto gli occhi. Intanto, va bene, abbiamo visto anche questo, Fabio. Bella, molto bella, una bella una storia. Una bella storia. Lo so che ti piacciono queste cose. Sì, a me poi soprattutto. Infatti, Rugby Day, facciamo così, ecco. A Mirabilandia con l'Omu, lo conosci chi? Bene, l'Omu. L'Omu, John Alomu, il certo. Grande John Alomu. E Mauro Bergamasco, il grande Mauro anche Bergamasco. Lui. Sì, prima hanno giocato una partitella con le mascotte, erano a Mirabilandia, sì. Hanno firmato autografi, posato per le foto con i bambini e i tifosi.
e poi hanno affrontato Speed e Katun, ovvero le montagne russe più amate dal pubblico. Guardali, tranquillissimi proprio. Ci vuole ben altro per mettere paura a Jonah Lomu. Bergamasco invece non sembra convintissimo. Anche perché io l'ho provato. Dai! Sì. Io neanche per l'ingaggio di Criscito lo proverei. E com'è? Sei uscita come? Come Lomu o come Bergamasco? Ti posso assicurare che ho fatto 10 giri consecutivi senza stare male. Ho capito adesso, siccome non c'è la verifica. Avrei potuto sfidare anche Lomu e Bergamasco. Puoi raccontare qualsiasi cosa, tanto non c'è la prova. Infatti è facile così. Va bene, Diego Dominguez, un altro grandissimo del rugby a Palazzo Chigi, ha presentato.